6 ordinanze di custodia cautelare e una decina di perquisizioni tra le province di Venezia e di Treviso. Sono i risultati dell'operazione della squadra mobile di Venezia che, con un blitz iniziato alle prime ore di oggi, ha sgominato un'organizzazione di trafficanti di droga albanesi, da tempo residenti nel veneziano. L'operazione, alla quale ha partecipato anche il reparto prevenzione crimine del Veneto e un'unità cinofila della polizia, è la conclusione di un'indagine avviata 2 anni fa. Gli agenti hanno potuto accertare che l'organizzazione, retta dal clan albanese dei Kalliku, gestiva ingenti quantitativi di stupefacente, ricorrendo spesso ad atti di violenza e intimidazione nei confronti, per esempio, di tossicodipendenti che non riuscivano a pagare le dosi acquistate, arrivando a minacciare anche i loro familiari. Tra i crimini commessi dal clan rientrerebbe anche il tentato omicidio perpetrato il 9 ottobre scorso fuori da un bar a Venezia da 2 gemelli che, armati di grossi coltelli, si vendicarono di uno sgarro colpendo al ventre un 27enne veneziano, lasciandolo agonizzante a terra e facendo perdere le proprie tracce. Le azioni riconducibili agli indagati comunque sono tante, per lo più estorsioni, aggressioni e incendi di autovetture. Nel corso dell'inchiesta della magistratura sono state arrestate anche altre 9 persone, tutte coinvolte nel traffico di eroina, cocaina, hashish e marijuana lungo la rotta balcanica. Secondo gli investigatori, l'organizzazione contava su uno smercio settimanale di almeno 0,5 chilo di eroina, altrettanto di cocaina e 1 chilo di hashish e marijuana.